Le farfalle rappresentano lo stadio adulto e capace di volare di alcuni insetti. Butterflies are the adult flying stage of certain insects. E appartengono a un ordine chiamato Lepidotteri. And belongs to an order called Lepidoptera. Anche le falene appartengono a questo gruppo. Moths also belong to this group. La parola Lepidoptera in greco significa ali squamose. The word Lepidoptera means scaly wings in Greek. Le squame sono disposte in disegni colorati unici per ogni specie. The scales are arranged in colorful designs unique to each species. E sono ciò che conferisce alla farfalla la sua bellezza. And are what gives the butterfly its beauty. Come tutti gli insetti, hanno. Like all insects, they have. 6 zampe articolate. 6 jointed legs. 3 parti del corpo. 3 body parts. Una coppia di antenne. A pair of antennae. Occhi composti. Compound eyes. Un esoscheletro. An exoskeleton. Le tre parti del corpo sono la testa. The three body parts are the head. Il torace, la sezione centrale, e l'addome, l'estremità della coda. Thorax, the midsection, and abdomen, the tail end. Per il mondo vegetale, le farfalle impollinano o trasportano il polline da una pianta all'altra. For the plant world, butterflies pollinate or carry pollen from plant to plant. Aiutando frutta, verdura e fiori a produrre nuovi semi. Helping fruits, vegetables, and flowers to produce new seeds. Dal punto di vista animale, le farfalle si trovano vicino al fondo della catena alimentare. From the animal point of view, butterflies are near the bottom of the food chain. Forniscono cibo, specialmente nel loro stadio di bruco. They provide food, especially in their caterpillar stage. Per uccelli, mammiferi e altri insetti. For birds, mammals, and other insects. Farfalle e falene sono indicatori. Butterflies and moths are indicators di un ambiente sano, a healthy environment, e di ecosistemi sani. And healthy ecosystems.